Buongiorno ragazzi, faccio un breve video per far vedere un interessante metodo per poter salire di livello abbastanza velocemente con le fusioni di Kingdom Hearts. È abbastanza una stupidata, però insomma, se a qualcuno di voi fosse sfuggito, lo faccio vedere. Allora, praticamente io qui ho la barra turba 0. E riempire la barra turbo e la rottura dei coglioni più grandi se uno vuole livellare le fusioni. Allora, cosa si fa? Si partecipa al torneo, un torneo qualunque. Sono nel monte Olimpo, all'entrata dell'oltretomba, quindi primo salvataggio. Partecipa al torneo qualunque, interrompo immediatamente. E ho la barra turbo al massimo. Allora, mi dirigo verso la caverna dei defunti d'entrata. Voglio per esempio livellare la fusione valore. La fusione valore si livella colpendo semplicemente i nemici. E quindi avanzo. Ora vabbè, salto i nemici per stare più veloce. Salgo sul mio bello skateboard, attraverso tutta questa parte, chiaramente i nemici vanno uccisi per poter salire di livello con le relative fusioni. Avanzo. Anche qui altri nemici utili per salire di livello. Vado nella sala di Ade e giustamente chi trovo? Ade, che mi propina un altro meraviglioso torneo. E io mica sono fesso, partecipo al torneo. Frega una benamata minchia, quindi interrompo. E voilà, ho di nuovo la barra turbo al massimo. E posso tranquillamente rifare tutto il percorso, ammazzando tutti i nemici che mi capitano a tiro. Per la fusione valore, cura giudizio, ma insomma per tutte tranne la finale questo metodo è utile. Per quanto riguarda la fusione finale, quella prevede di ammazzare soltanto nessuno, quindi è utile andare nel mondo che non esiste o a Crepuscopoli dove ci sono nessuno in un Heartless, però comunque il metodo per riempire la barra turbo è semplice. Quando questi tornei si riempie in un d'occhio e niente, come ho detto, è abbastanza una stupidaggine, però potrebbe essere sfuggito a qualcuno, quindi ben venga che gli abbia fatto vedere. Salve.